Proseguiamo con il nostro excursus nella conoscenza delle donne che con noi oggi ricorderanno la giornata della donna, quindi l'8 marzo, e ho con me Laura Pigozzi, che è una donna a tutto tondo, multitasking come si dice adesso, perché è psicanalista, però intanto è anche un'artista, perché sei una scrittrice e in più quello che fa, che effettivamente è molto particolare, è il suo racconto della voce al femminile, quindi tutto ciò che è indagare nella conoscenza appunto di quello che è l'universo femminile, quindi mamme, insomma la famiglia femminile, diciamo così. E la cosa che ti voglio chiedere subito è che cosa ti ha portato e come fai, cioè come gestisci questa tua voglia di entrare nel mondo femminile però in tutte le sue sfaccettature? Beh, è una domanda anche questa a tutto tondo. Beh, diciamo che naturalmente lavorando con la psicanalisi, lavorando con l'arte, la femminilità è centrale. La psicanalisi è facile da capire, no? Perché la psicanalisi nasce ascoltando le donne. La psicanalisi che secondo Jacques Lacan, uno psicanalista francese, molto importante, che ha ripreso Freud e lo ha riletto, per lui la psicanalisi è a metà tra la scienza e l'arte. Quindi questa questione dell'arte è nella psicanalisi, perché anche l'ascolto in una seduta è una cosa molto particolare. Nel mio caso io ho cantato, insomma sono una cantante, insegno anche canto e mi sono trovata ad ascoltare le voci che ascoltavo, diciamo, dai cantanti anche con un orecchio psicoanalitico, così come mi sono trovata ad ascoltare le voci e i racconti dei pazienti anche con l'orecchio dell'insegnante di canto. Perché è l'impostazione della voce che cambia anche rispetto a quello che si dice? Cambiano proprio le perturbazioni della voce, nel senso che quando un paziente sta per dire qualche cosa di particolarmente significativo, la sua voce è attraversata da perturbamenti, quindi sì, da piccoli cali tonali o da increspature, da velature, magari da spasmi, e allora lì capisci che qualcosa sta per arrivare. Non è ovviamente una regola, però è, si percepisce qualcosa di diverso. È straordinario quanto sia effettivamente così. Beh, in fondo all'inizio della mia, io non ho mai voluto rinunciare a nessuno dei miei due lavori, no? E quindi all'inizio cercavo di tenerli separati, quindi uno studio per insegnare canto e cantare e uno studio per ascoltare gli analizzanti. Poi a un certo punto, anche grazie a varie, diciamo, questioni pratiche, perché a volte, diciamo, l'elemento creativo ti viene perché devi risolvere un problema pratico, ho deciso di unire gli studi e quindi nel mio studio c'è da una parte il pianoforte e dall'altra la chaise longue. Bellissimo. E devo dire che questo è piaciuto moltissimo sia ai cantanti che ai pazienti. Quindi è un tuo esperimento? È un mio esperimento, nessun altro l'ha fatto fino adesso. Sì. E quindi devo dire che la stanza, come dire, un po' risuona, no? Un po' perché il pianoforte è una cassa armonica, certo, e quindi risuona. E un po' perché le parole restano, no? Le parole sono anche della musica. E in più perché la voce, in ogni caso, sia parlata che non parlata, è un risultato di un lavoro inconscio che vale per tutti noi. Sì. Questo libro che si chiama Nuda Voce, che è stato rieditato qualche settimana fa, racconta proprio di che cosa significa il fatto che la voce, sia in senso artistico, ma anche la voce di tutti noi, sia come una carta geografica in cui puoi leggere anche la storia di una persona, puoi leggere attraverso la grana della voce, quella che Roland Barthes chiamava la grana della voce,
Puoi leggere proprio le sue, la quindi sua dall'impostazione, vita, no? Dal fatto anche di come ci si pone di fronte agli altri, quindi, ma cambia secondo te appunto una persona che arriva quindi dalla, insomma, a fare psicanalisi, quindi è completamente diverso rispetto a un contesto, non so, come il nostro, no? Quindi stiamo chiacchierando, quindi la nostra voce è impostata in un certo modo. Chi arriva da te sa di questa cosa, quindi magari un po' ti teme, no? Ma io, guarda, non so, credo sempre di avere un rapporto, allora mi sforzo, no? Poi non si sa mai, mi sforzo di avere un rapporto subito di grande messa a proprio agio, no? Perché la voce comunque è una questione, ma chi viene da me viene esattamente per questo motivo. Perché sa che c'è spesso, questa cosa. Sì. Spesso vengono per cantare e poi magari hanno bisogno di fare anche… Uno stonato, sì. C'è? Ma io, guarda, ho fondato un non coro sugli stonati, no? Nel senso che secondo me gli stonati non esistono, sono solo dei perturbati, no? Sì. Quindi, e ho fondato una cosa che si chiama non coro, dove le persone vengono a, come dire, a fare esperienza di vocalità. Quindi imparano spesso prima a improvvisare che a cantare. A volte non sanno cantare, ma sanno benissimo improvvisare. E improvvisano dentro dei canoni, quindi non è che vanno a ruota libera. Quindi questa, secondo me, è proprio la grande artisticità che è dentro la voce, quindi è un punto, no? Per esempio il cantante è un artista che fa arte davanti a un pubblico. No? Quindi come l'attore, no? Cioè, certo. Chi usa la voce, certo, poi ci sono anche i dischi registrati naturalmente, però chi usa la voce costruisce, no? il disegno canoro davanti a qualcuno. Davanti a qualcuno. Quindi è certamente un'arte in cui c'è molto del perturbante freudiano, sempre per il legame, sì, tra la psicanalisi e l'arte, no? E la voce come e la voce. Arte, no? Quindi è molto interessante molto. Questo, è molto interessante, perché non basta, dato che la voce è qualcosa che sfugge sempre, è un oggetto A, dice Lacan, no? Cioè quegli oggetti del desiderio che se ne vanno, che tu non raggiungi mai, però è che è importante che ci siano perché muovono l'animo umano, sì, no? Ma quindi, ad esempio, chi ha dei difetti nella voce, tu capisci che questa persona potrebbe comunque avere dei problemi in quel momento, ma che si possono aggiustare, tra virgolette? I difetti, anche questi come la stonatura, secondo me non esistono, nel senso che sono particolarità della voce, cioè sono, per esempio, facciamo un esempio pratico, in questo libro nell'appendice c'è il timbro blu di Billie Holiday, è una parte, sì, no? Allora, il timbro blu è una locuzione che ho inventato io a partire dalla nota blu di Chopin, che molti ricorderanno, che era una nota perturbante che Chopin suonò in una magica sera in cui era a casa della sua amante con un gruppo di amici, tra cui anche Delacroix. E Delacroix appunto denominò questa nota blu, quindi è una nota che ti aspetti ma che ti stravolge, ti perturba, ti spiazza. No? Ti spiazza. Allora, e quindi il timbro blu è il timbro di qualcuno che, come dire, viene catturato, no? C'è qualcuno che cattura. E faccio l'esempio di Kandinsky, tanto per restare proprio nel tema dell'arte. Kandinsky sentì per la prima volta la voce di quella che poi sarà la sua seconda moglie al telefono, perché questa giovane voleva invitarlo a fare una mostra. Lui sentì questa voce, poi cercò subito di, come dire, di agganciarla, cioè cercando un incontro, e poi mise giù il telefono e dipinse immediatamente questo acquarello che si chiama Per una voce sconosciuta. Si incontrarono dopo qualche mese e si sposarono, no? Quindi può scattare l'amore assolutamente da una voce, ma infatti anche secondo me questo è molto importante, perché ci sono anche delle persone, non so, tipo anche conduttrici televisive o conduttori che hanno voci particolari, che hanno voci molto particolari e che possono piacere o non piacere, certo. Però ci sono quelli che arrivano subito
Quindi effettivamente è molto interessante questo argomento, perché la voce è anche comunque arte alla fine, questa la sai usare, arriva alle persone. Ma non solo, se pensiamo per esempio, pensiamo a Billie Holiday, no? Billie Holiday, infatti io questa ultima parte l'ho dedicata al timbro blu di Billie Holiday, perché Billie Holiday è una voce strana, cioè una voce che qualcuno ama la follia e qualcuno confessa di non poter ascoltare, perché c'è qualche cosa nello spasmo, nel graffiato, nel corpo di questa voce, perché poi la voce è anche corpo, la nostra voce racconta anche del nostro corpo, quindi c'è qualcosa in questa voce che è inascoltabile. Inascoltabile a livello profondo, non perché non sia... Però è universale, è una voce che è diventata universale. Sì, poi. Però molte persone non riescono ad ascoltarla. Ma so, la voce cioè, di c'è... The Voice, voglio dire, Frank Sinatra. Sì, capisci che così. Differenza, c'è no? proprio la differenza delle due delle Per due rimanere voci. Sul femminile, la grande differenza è tra la voce della Ella Fitzgerald e la voce di Billie Holiday. E un musicista disse, quando Billie Holiday... Quando Ella Fitzgerald canta Il mio uomo se n'è andato, tu pensi, è sceso a comprare le sigarette. Quando la canta Billie Holiday, capisci che proprio se n'è andato per che sempre, non tornerà mai che più. Non tornerà mai più. Quindi c'è qualcosa di, come dire, di drammatico, no? Nella voce di Billie Holiday, anche quando canta delle canzonette, tra virgolette, no? E la Fitzgerald è meravigliosa perché è perfetta, e costruisce dei molto pizzi, studiata no? con la voce, ma anche no, perché anche proprio, era proprio anche un talento molto un naturale. Talento naturale no? anche. Però ecco, Billie Holiday ha questa parete. Quindi difetti della voce non si possono dire, perché sì. sono tutte delle particolarità. Nessuno... I difetti del linguaggio si può dire, non della voce, magari come. Difetto proprio. E il linguaggio è un'altra questione ancora, perché il linguaggio è ancora un'altra questione che riporta alla psicanalisi, perché per esempio noi siamo convinti che l'inconscio è strutturato come un linguaggio e quindi le parole in un certo senso ci costruiscono, e come le parole ci fanno ammalare, le parole ci possono far guarire. Quindi la parola è qualcosa che ha a che fare con la voce, ma anche ha a che fare con la storia di ogni soggetto, no? Per cui le parole in un certo senso ci parassitano, dice Lacan. No? Le parole sono quasi un cancro, eh? Quasi un cancro, lui dice, perché appunto dipende dalla posizione soggettiva che per esempio ciascuno di noi ha avuto in famiglia, no? Cioè sì. ci sono delle identificazioni, no? L'intelligente di casa, l'allegro, no? quello che ognuno è, come dire, caratterizzato in un certo senso. E quindi queste parole non sono neutre, il linguaggio non è neutro, mentre noi abbiamo... E gli animali sono liberi da questo linguaggio. Quando mi dicono, ah, il tuo cane manca la parola, ma anche no. Meglio di no. Ma anche no, a parte che si fa capire benissimo. Ma non ne ha bisogno, perché in lui c'è qualcosa di più. C'è un altro strumento per comunicare. Sì, e lui ha l'istinto, noi abbiamo l'inconscio. Abbiamo l'inconscio. E tra i due, gli sfortunati siamo noi. Sì. sì, nel senso che appunto, come si diceva prima, l'inconscio, cioè il linguaggio è qualcosa che parassita in un certo senso l'uomo. Cioè, se pensiamo al... noi siamo abitati dalla pulsione, no? Non siamo, un cane non diventerà mai anoressico, certo. no? Un animale in genere, magari il cane sì, perché se sta con l'umanità perturbante può darsi anche che, però loro hanno un istinto più sicuro, più certo, e invece nell'umano, come dire, la pulsione è anche distruttiva, no? Cioè certo. si persegue qualcosa che è distruttivo. E allora dunque tutte queste onde, diciamo, che si incrociano tra la voce e l'inconscio, quindi tra l'arte e la psicanalisi, portano sul femminile, anche perché una delle tesi che io sostengo è che chiunque faccia arte prova un godimento che ha a che fare con quello che Lacan ha chiamato godimento femminile, godimento altro.
che è un godimento anche che lui ritrova nel mistico, per esempio, no? Dunque è un godimento che non segue la direzione dell'acme e della scarica come nel maschile, ma è un godimento più diffusivo, no? E quindi ha a che fare con una parte del godimento femminile, perché è chiaro che il godimento femminile è complessissimo, non è semplice, sì. E ha a che fare appunto con una parte naturalmente come quello maschile, no? Quindi il taglio maschile è quello clitorideo, che anche quello funziona per acme e scarica, però c'è un'altra parte di godimento che ha a che fare con l'accoglimento dell'altro, e con un, per esempio, un significante, una parola che molte donne hanno usato per descrivere questo altro tipo di godimento è una sorta di onda concentrica che pervade il corpo fino sulla pelle, no? Ed è anche il motivo per cui, per esempio, la pelle per le donne è molto importante, sentirsi accarezzate, abbracciate, eccetera. Quindi questa onda concentrica, va da sé, cioè almeno per me è stato evidente che questa onda concentrica ha a che fare con il movimento del suono. Il suono funziona così, da un punto, no, diventa una sfera, una, no, sfera concentrica. Quindi questo movimento, che poi per esempio sempre per parlare di arte ritroviamo nell'urlo di Munch, no? Che cosa, vedete questo urlo e tutto il paesaggio che si muove, no? Un'onda. Proprio un'onda. Si propaga. Quindi un'onda che si propaga dal corpo e poi torna sul corpo quasi, no? Ecco, così è un po', diciamo, la voce e così è un po' il godimento femminile. Allora, per esempio nel cantante, il cantante dice, quando emette dei suoni molto, molto belli, mi sono sentito cantato, no? Allora c'è proprio quest'onda che pervade, l'intenzionalità c'è all'inizio, ma poi c'è un accoglimento di un'onda sonora. Quindi questo sentirsi cantati, questo è un godimento che si vede anche dal viso estatico di una cantante, no? Sì. Cambia completamente il connotato. Certo. E quindi questo godimento della donna, questo godimento femminile, questo godimento altro, credo che, insomma, secondo me, insomma, questa è un po' la mia tesi che cerco di portare avanti, lo ritroviamo ogni volta che facciamo arte, quindi che siano uomini, che siano donne, attivano questa parte, questa modalità di godimento che è il godimento dell'arte, che non è un godimento fallico, ma è un godimento altro. Supplementare. Allora, un discorso veramente interessante. Volevo chiudere questa nostra chiacchierata chiedendoti, appunto, visto che siamo in un contesto di 8 marzo e quindi che noi crediamo che sia però da portare avanti tutti i giorni dell'anno, no? Perché comunque le donne ci sono sempre, si trasformano e cambiano sempre. Che messaggio vuoi dare proprio rispetto a quello che è la tua comunicazione sulle donne? Che cosa possiamo dire per trasformare al meglio sempre questa società, anche appunto con gli strumenti che dicevi prima? Ma guarda, io devo dire che sono molto impegnata in questi mesi nella riflessione su quello che è il posto della donna oggi e della relazione che questo ha con il materno. Io credo che sia il momento proprio di ripensare e forse anche di rifondare un nuovo femminismo, perché credo che ci stiamo un po' perdendo la donna, la stiamo un po' perdendo, crediamo forse che, come dire, questa grande esaltazione che il sociale sta facendo della madre ci ripaghi, però non è così, perché già le nostre femministe storiche dicevano: qua più aumenta la visibilità della madre, più diminuisce la visibilità della donna. Allora proprio dicevano: più potere alla madre, meno potere alla donna. Allora si tratta di riequilibrare queste tendenze, e purtroppo invece noi siamo molto vittime, io lo vedo soprattutto sulle ragazze giovani, che un po' si bevono questa enfatizzazione del loro potere materno, si bevono, ci credono e poi
devono però fare i conti con la maternità, che è una questione complessa. Che è anche difficile da gestire. Difficile da gestire, e spesso dimenticano il loro essere donna, dimenticano il fatto che, come dire, esiste la sessualità, no? Certo. Quindi la maternità non può mangiarsi la nostra sessualità, la nostra pulsionalità, non siamo definite solo dall'essere madri, certo, ma soprattutto dall'essere donne. E il tipo di donne che siamo ci dice anche che tipo di madri saremo. E questo è molto importante. Mi sembra una bellissima chiusura, quindi grazie ancora a Laura Pigozzi per il suo bellissimo intervento. Buon 8 marzo e insomma che le donne siano forti e determinate, e donne, non solo madri, naturalmente questo è il nostro messaggio per quanto riguarda Laura. Grazie e buon 8 marzo. Grazie a te.